Buonasera a tutte. Oggi 15 di Iyar, è giovedì, Erev Shabbat Kodesh, giorno molto importante per me in particolare, Baruch Hashem, Masalto, per il mio nipotino maschio, Beshato Baum Tzlacha, che è nato un'oretta fa circa, fresco, fresco, e che possiamo sempre condividere solo buone nuove una all'altra per tutto Israele, solo gioie e soddisfazioni. Amen, amen, che nirazzon. Come ogni shiur, cominciamo con la mitzvah number one, che è la mitzvah della Tzedakah, perché, come sappiamo, Mekarrevet et Hagaulah, vicina la redenzione alla quale che desideriamo da secoli se non da millenni. E dunque, Bezrat Hashem, Tzedakah Tzinimavet, possa proteggere tutti i feriti, tutti i malati, dunque tutti insieme, chi ha la tzedakah a portata di mano, mi raccomando. Partiamo con Leinui Nishmat Kol HaTzadikim Shenirtzechu al Kiddush Shem Hashem Varim Nashim V'Tach Ki Nishmatam Tzurura B'Tzror HaKayim Yidikam Baruch Nishmatam V'Gimzeh Meromim רפואה שלמה ומושלמת לכל החולים ולכל הפצועים ולכל החטופים שיחזרו לביתם בריאים בגופם ובנפשם, אמן כן יהי רצון. רפואה שלמה ומושלמת לרבנית, השלוחה של הרבי, רחל בת עזיזה, בכל איבריה וגידיה, בגופה ובנפשה, לנחמה מיכה בת בורה, נחמה דינה בת שרה, רוזה בת תמר, חנה בת גניה ובעלה יהושע, גאולה פרטית, גאולה כללית, מזל טוב, מזל טוב לבני אהובי, דניאל דוד בן סרטינה ולכלתי אהובתי, גולדה מזל טוב התנ"ת, לרגל הולדת בנם הבכור, בשעה טובה ומוצלחת, ברוך השם. גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. E con questa enorme mitzvah partiamo stasera, vigilia di Shabbat, dunque di Parashat Behar. Molto brevemente, abbiamo una parashat dove si ricorda, dunque si studia tutto quello che concerne l'anno sabbatico e poi il giubileo, dunque Shnat Shmittah, Shnat Yovel, e le normative di vendita, appunto tenendo conto del giubileo, il riscatto del terreno, le case nelle città cinte da mura che abbiamo studiato stamattina, e quello secondo argomento abbiamo anche studiato stamattina nella parte di giovedì, cioè aiutare il prossimo, dove mi soffermerò qualche minuto. Diritti dei servi e degli schiavi, appunto, a proposito di questo aiuto, non solo il prossimo, cioè un parente, ma anche servi e schiavi. E la parasha si conclude con le norme per gli schiavi di un non ebreo e l'ennesima volta dove troviamo la proibizione, dell'idolatria. Detto ciò, appunto, come ogni ciao Mico, un attimo che salutiamo. Ciao carissima. Ciao famiglia Marascalchi, potete farmi Ciao. gli auguri perché sono nonna per la quarta volta di un bel maschietto stavolta. Ah, Mazel Tov. Sì, di mio figlio, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Buona notizia. Wow. Baruch Hashem. Cululululu. Grazie, grazie. Un bacio. Baruch Hashem, Baruch Hashem. E tu sei Assirit Kodesh, tra parentesi, a proposito. Allora, tra gli argomenti che abbiamo elencato, no, di questa parasha, abbiamo parlato delle leggi che concernono gli schiavi. Vabbè, oggi mi direte, che abbiamo questo concetto di schiavi non, più, diciamo, lavoratori, no? Persone che lavorano per noi, diciamo così. Usare termini un po' meno pesanti, diciamo così. Allora, nella parasha appunto di Behar, al capitolo 40, no, cosa dico 40, perdono, 25, allora un attimo, torniamo dunque alla parasha stessa per chi al Humash a portata di mano volesse vedere, controllare. E dunque, Passuk
15, no, non 27, 28, 28, non 27, perdono, 28, e che Pasuk 15. Ok, dunque vi do la pagina in ebraico. Un attimo, ho messo il segno, mi è sfuggito, scusate. Adesso lo ritrovo. Ok. Sono andata. No, proprio. Scusate, infatti non dicevo, ma cosa succede? No, scusate un minuto che mi sono proprio persa. Sono un po' sconcentrata. Ciao Anna, ciao Ciao, carissima. ciao. Ciao Megieli Masalto, va bencelino, la bencelino la ben pesciato, va un slachat di Veramente, pesciato. Mi hai portato quando? bene, Anna era da me ieri, mi hai portato bene. È vero, è vero. Ma quando è che Carissima. vado a ritorno? Stanotte, stamattina? Veramente, No, un'oretta fa circa. fresco, fresco, che bello! Dai, Baruch Hashem. La buona notizia è fresca. Sì. Baruch Hashem. Allora, abbiamo fatto la sintesi, grazie per gli auguri, Anna, carissime, grazie a tutte voi. Allora, noi, dunque, tornando alla nostra parasha, un attimo, dunque siamo Parashat Behar, 25° capitolo, Pasuk 15. Ritorno un attimino a 14. Quando venderete qualcosa, preferibilmente al vostro prossimo, acquisterete se possibile dalla mano del vostro prossimo ebreo, non dovete ingannarvi del prezzo un lato. Poi acquisterai un terreno dal tuo vicino, tenendo conto del numero degli anni trascorsi dopo il giubileo, e lui te lo venderà in rapporto al numero degli anni di produzione fino al giubileo, no? Queste hukim di cui abbiamo visto, no? E poi c'è tutte le normative appunto del giubileo, dunque ho ripreso questo argomento. E poi andiamo sempre in questo capitolo a Passuk 46, dunque sono partita dall'inizio, adesso andiamo a Passuk 46, dove abbiamo i diritti appunto dei servi e delle schiave. Cosa vediamo? Che è quello che di fatto studieremo domani, Besat Hashem nel Chittat. Allora, potrete acquistare come schiave anche figli degli immigrati non ebrei venuti per sposare donne cnanee che vivono insieme a voi, loro e quelli che sono nati nel vostro territorio, dalle loro famiglie che vivono con voi. Saranno vostri come possesso ereditario e attenzione, li tratterete in proprietà per le necessità dei vostri figli dopo di voi, li terrete in servitù permanente, e quanto invece uno schiavo che appartiene invece ai vostri fratelli, cioè uno schiavo ebreo, anche se chi lo comanda è un principe o un re, si tratta sempre di un uomo nei confronti di suo fratello e dunque non dovrà sottoporlo a un duro lavoro. Abbiamo dunque la differenza. Abbiamo Levi Divri e Levi Knani, e dunque abbiamo dunque le differenze tra le condizioni per uno schiavo ebreo, uno schiavo non ebreo e una schiava ebrea. Allora, secondo il Din, adesso entriamo un attimino come usiamo fare ogni giovedì un po' nell'ottica della Hasidut. Dunque, secondo il Din, proprio così, proprement dit, e si potrebbe, come abbiamo letto, far dunque sottoporre uno schiavo non ebreo a duro lavoro. Perché quello che vi ho detto, non sottoporre a duro lavoro nel caso di un ebreo. Dunque, un non ebreo sì. Però i nostri maestri, attenzione, ci hanno, e questo lo vediamo proprio nell'Ilchot Avadim, che hanno fissato, diciamo, questa halakha che dice che bisogna comportarsi con Midat Hasidut, cioè Eder Kechokhmah, nelle vie della Chokhmah, nel senso che bisogna avere pietà, bisogna rincorrere la giustizia e non affaticare o opprimere in modo pesante lo schiavo non ebreo, cioè l'ebreo è proprio vietato, ma anche quello non ebreo, e non solo, aggiungono i nostri chachamim, che bisogna dargli
da mangiare, da bere, di tutto quello che noi stessi ci cibiamo. E continua Rambam, sempre nelle Halakhot, dice che no, i primi Chachamim, Chachamim Rishonim, addirittura servivano lo schiavo, comunque con loro, come noi oggi, diciamo la donna delle pulizie, come le persone che vengono a lavorare da noi. E lì i nostri Chachamim Rishonim, dunque, cosa usavano? Dare allora quello che chiamavano schiavo, comunque inserviente, chiamiamolo, di ogni pietanza che mangiavano, che consumavano, e non solo, ma davano da mangiare, dunque la precedenza agli animali e agli schiavi prima di loro stessi, cioè prima di sedersi a tavola davano di tutto all'animale, se avevano animali in casa, e al, questo piacerà una certa mia amica tra noi, Cara, non è perché danno, non è il motivo per cui si dà da mangiare all'animale prima, perché così non, tra virgolette, maledice il padrone che sta mangiando, perché lui soffre la fame, il Allora, cane, l'animale. come in ogni halakha, interessante quello che dici tu, Ruth, allora, come in ogni halakha ci sono diverse motivazioni, secondo il Pshat, secondo il Midrash, secondo la Chassidut, eccetera. Dunque tu ci hai riportato un'interessante interpretazione del perché bisogna servire, di una delle interpretazioni del perché bisogna servire gli animali prima, e però noi adesso ci stiamo concentrando sulle Lichot de Rambam e su cosa i nostri, come lo definiscono, piuttosto Midat HaSidut e Darkei Chochmah. Dunque, ci sono queste due definizioni, dunque, di seguire dunque, le vie della HaSidut e Darkei Chochmah, della saggezza. Allora, perché però vengono proprio definite con questi termini? E perché cosa uno aggiunge all'altro, diciamo così. Allora, partiamo da Darkei Chochmah. E allora, ovviamente parlando di lato umano, dunque è giusto che uno si comporti in modo misericordioso. Non solo, ma non solo lato umano, abbiamo parlato di saggezza, dove subentra qui la saggezza, perché se tu sei saggio, intelligente, vuoi che il tuo servo ti serva al meglio, perché ti serva al meglio. Deve essere sano e più è sano, più è trattato bene, più ti servirà bene anche lui a suo turno. E dunque ecco perché viene definito Darkei Chochmah. Dunque, nel senso più che dal lato umano, dal lato diciamo di interessi personali. Darkei Chochmah. E però dice appunto il Rebbe spiega, no, secondo la Chassidut, che questo non basta. Cioè, vedere il proprio interesse, nel senso di Darkei Chochmah, se ho i miei interessi, più lo servo bene, come abbiamo detto, più poi lui a sua volta applicherà, diciamo, il suo dovere al massimo. Poi dice però non basta, perché? In primis, parlando di ragionamento logico, si potrebbe fare anche un ragionamento inverso, perché, ossia, che un inserviente più che, diciamo, servo, diciamo, che, cioè un padrone che si comporta verso l'inserviente con troppa misericordia, a quel punto però questo non gli darà ascolto come dovrebbe fare e come dovrebbe. E come ho incontrato proprio ieri, mi sono ricordata tra le mille Sechot, che mille no, ma una decina di Sechot che mi sono ripassata oggi, non sembra ogni volta quale scegliere. Proprio ieri sera incontro un'amica che abita vicino e che mi parla di questa sua donna, diciamo, che l'aiuta, e dice che le ha detto: ma non mi hai comprato questo? Perché lei doveva cucinare. Mi aveva chiesto di cucinare, ha detto: ma sì, ma non mi hai comprato questo, non mi hai comprato questo. Insomma, l'ha trattata malissimo. Allora mi sono ricordata, tante volte quando si tratta troppo bene, alla fine poi questo ci si ritorce contro. Dunque, sempre se usiamo la logica,
può essere un bene, diciamo trattarli bene, ma può essere anche il contrario. E dunque uno dice no, perché la persona che mi sta servendo lo faccia come si deve, con rispetto, eccetera, lo devo invece sottoporlo a un po' di oppressione. Però poi dice anche qua il Rebbe, dice un'altra cosa. Un conto avere pietà o come abbiamo detto prima, lato umano, no? Beh, un conto è addirittura servirlo prima che mi servo io stessa. Ecco perché il Rambam aggiunge e dice che non basta il perché chokhmah, dunque secondo la logica e l'interesse, ma bisogna aggiungere il midata chassidut, proprio lato più misericordioso secondo la Hassidut. Non solo, ma soprattutto perché noi popolo ebraico, e guardate che tutta la logica, a partire adesso vi faccio tutto il nesso, noi popolo ebraico siamo un popolo di persone che fanno del bene, come definito nella Torah, Gomlei Chassadim, dove questa midà di bontà e di misericordia è proprio parte della nostra anima, innata proprio, finché appunto addirittura non solo abbiamo pietà, ma addirittura serviamo i nostri inservienti prima di noi. E i nostri saggi nel Midrash, diciamo Rabbah, a proposito di questa parasha, dicono a proposito del Pasuk 19 del Salmo 147, che dice Magid varav Yaakov chukav mishpatav l'Israele, che dunque trasmette le sue parole a Yaakov, le sue leggi e i suoi statuti al popolo di Israele. In che senso? Ovviamente Hashem. Vuol dire che Hashem attua tutto quello che ci chiede di fare. Dunque, se Hashem pretende e ci comanda proprio di comportarci con misericordia, addirittura servirli prima di noi, sicuramente anche a Kadosh Baruch Hu si comporta così verso di noi. Dunque, anche come abbiamo detto, se un servo, cioè quando abbiamo parlato di due categorie, no? Del servo ebreo e del servo Kenani non ebreo, e che abbiamo detto che secondo l'Alaha, il non ebreo, non si, secondo l'Alaha, tout court, si potrebbe sì opprimerlo per i motivi validi che abbiamo detto prima, perché abbia un po' di marut, come si direbbe in ebraico, dunque rispetto verso il padrone. Però non certo per quanto riguarda il servo ebreo. Adesso, in realtà, quando si parla di servo non ebreo, in realtà rappresenta, spiritualmente parlando, quello che si comporta come un cnani, cioè l'ebreo che non è proprio vicino all'osservanza delle mitzvot e al servizio divino. Ecco perché si dice che anche un ebreo considerato Eved Knani nel suo modo di essere e di fare, come un non ebreo, anche verso di lui Hashem si comporta con misericordia infinita e Hashem, come quello che ci chiede di fare a noi, prima di cibarsi, tra virgolette, dà a questo ebreo, anche più lontano, tutto quello di cui necessita. E non solo, ma con gioia e piacere. Perché il nesso, uscendo dal tempio, dopo ore che ho pregato con mio figlio, abbiamo fatto insieme i teli, mi ha detto sono all'ospedale, allora io corro di nuovo al tempio e mi metto lì a fare, ho detto mio figlio dai facciamo insieme, perché come tutti sapete vi ho spiegato più volte, quando si prega insieme, quando si mette tzedakah insieme, qualsiasi mitzvah fatta con una persona, con un'altra persona, minimo due, e chi più ne ha più ne metta, ha molta più forza. Ho detto allora leggiamo insieme, ci siamo messi a leggere, il tempio era vuoto, ci siamo messi, ho approfittato per leggere Tehillim ad alta voce davanti alle Echal, sono andata all'altro. Baruch Hashem, esco dal tempio, finalmente la buona notizia, e poi cosa incontro proprio tornando? Un uomo non ebreo, attenzione, che avevo incontrato mesi fa,
Un giorno uno, sapete, in strada la gente che ti ferma, ti chiede, no, dei soldi. Questo proprio mi ha fermato, non voleva quell'euro o due, ha proprio aperto il cuore, che riporta la moglie, che ha questi due figli, che dormono nel furgone, che non hanno dove essere, se potevo aiutare. Così ho detto, guarda, vorrei aiutarla molto, se potessi, però non è che adesso posso permettermi di pagare un affitto o qualcosa. Quello che posso fare le do, se vuole ho, non so, dei vestiti o delle... Non so, delle coperte che ho in più, forse una coperta in più in casa, cioè quello che posso dare con piacere. E diciamo, abbiamo fissato un giorno, un'ora, dove io gli avrei dato queste cose. Questo però, alla fine, tra una cosa e l'altra, lui non ha potuto, insomma, e sono passati mesi. Io adesso uscendo dal tempio, me lo ritrovo, proprio arrivando a casa, me lo ritrovo davanti così, mi fa, signora, se può. Allora gli ho dato tzedakah, diciamo molto più di quello che posso, tra me e Ma perché? Perché era tutta una shgacha pratit e avevo appena preparato tra le sikhot che cercavo, sikhot ovviamente vi do una mini sintesi delle sikhot, proprio questa delle vetnani di noi che siamo verso Hashem come non proprio come Eve di prima, purtroppo anche il nostro servizio divino non è sempre perfetto, eppure Hashem ha pietà di noi, dunque questa cosa di la pietà. E lui stavolta era con la figlia. E allora ha preso il mio numero e ha detto: scrivi Sara l'ebrea. Io sono ebrea, noi siamo di Israele e noi abbiamo questa cosa di aiutare non solo i nostri fratelli, ma chi ci chiede aiuto, anche se non possiamo, facciamo sempre il possibile. Dunque, era un'occasione di fare Kiddush Hashem, ovviamente, perché quello è soprattutto. E era interessantissimo dopo mesi che mi spunta proprio adesso, dopo che avevo appunto preparato anche questa sikhah. Per dire, poi ovviamente noi sappiamo che ieri ho dato alla Morabena, se dal K per Eretz Israele, per i poveri ci mancherebbe, però per dire che bisogna questa importanza di aiutare il prossimo, anche se non è sempre appunto di Am Yisrael, sempre la precedenza, se uno può dare solo a uno e non all'altro, sempre dei nostri, perché ovviamente nelle leggi di Sedaka, eccetera, però questo diciamo anche una cosa un po' particolare. Allora, un punto proprio della Parashah, passo all'Haftarah e poi concludo con la Gabbai. Allora, la Haftarah di questa settimana, no? Come sapete, questa settimana leggiamo solo Behar, essendo Shana Meuberet, non Behar come Hukotai, come nella Shana Pshuta. E dunque quest'anno, cioè questo Shabbat, la Parashah che leggiamo solo Parashat Behar, abbiamo l'Haftarah di Irmia, Geremia 32, da 6 a 27. Questo per gli Ashkenazim e gli Sfaradim. Gli italiani invece, dunque per chi andrà in un tempio italiano, cioè, ma non hanno letto il capitolo 32, cuore, ma il capitolo 16, perché gli italiani leggeranno il 16. Dunque chi sarà dagli italiani? Allora vedrete che leggeranno Irmia, capitolo 16. Gli Ashkenazim e gli Sfaradim invece, che sono una stragrande maggioranza, si può dire, allora la Haftarah di Irmia 32 cuore. E dunque, come sapete, ogni Haftarah ha un nesso con la Parashah, ovviamente, il nesso di questo capitolo con la Parashah è che sia il riscatto da parte di Irmia del campo di suo cugino che la menzione dell'esilio in Babilonia, durato poi 70 anni. Quanto gli anni sabbatici che Israele mancò di osservare ricordano prescrizioni appunto che abbiamo contenuti appunto nella Parashah. Pardon. Allora, inoltriamoci nell'Haftarah. Allora, qualche minuto studiamo l'Haftarah che è molto importante, purtroppo non tanti si concentrano anche al tempo, tipo è finito la Parashah, basta, non si ascolta, non si legge, invece è molto importante di seguire parola per parola e di leggere eventualmente anche parola per parola l'Aftarah. Allora, l'Aftarah siamo al profeta Irmia, Geremia, che disse: la parola di Hashem mi fu rivelata dicendo: ecco, Hanam El, tuo cugino, figlio di tuo zio Shalum, per volere divino verrà da te e ti dirà: compra per te il mio campo, che si trova a Natot, perché a te spetta il diritto di acquisto per il riscatto. Visto che in questa parasha abbiamo, vi ricordate, abbiamo ben studiato, no, tutto questo concetto di riscatto della terra, che va
dunque anche qui c'è la precedenza, chi va alla precedenza, dunque lui essendo un cugino dice a te va la precedenza. Allora dice, mio cugino Hanamel viene da me, nel cortile della prigione, visto che è stato prigioniero, e come aveva detto Shemi mi disse, compra il mio campo che è Anatot nel territorio di Beniamino, perché è tuo per eredità e quindi tu hai il diritto di riscatto, pertanto acquistalo per me. Cosa dice Irmia? Mi resi allora conto che si trattava della parola di Hashem, piuttosto che quello che Hashem aveva già annunciato. E dunque comprai, dice Irmia, da Hanamel, mio cugino, figlio di mio zio, il campo che si trova a Natot, pesai il denaro necessario, e per essere precisi, 7 scecalini e 10 pezzi d'argento. Scrissi la vendita sul contratto, apposi la firma, presi a conferma dei testimoni, pesai il denaro sulla bilancia, poi presi il documento d'acquisto con la firma apposta, secondo i termini, i decreti di legge, che era stato pubblicamente confermato e sottoscritto dai testimoni. Poi, dice Irmia, consegnai il documento di acquisto a Baruch, figlio di Neria. Mi sottolineo, poi vedrete perché. Figlio di Neria, figlio a sua volta di Marseilla, tutto questo in presenza di Hanamel, mio cugino, davanti ai testimoni firmatari dell'atto, di questo atto d'acquisto, e davanti a tutti gli ebrei che si trovavano nel cortile della prigione. In loro presenza, dice Irmia, impartì ordine a Baruch ben Neria, dice: così ha detto Hashem, Dio delle schiere, Dio di Israele, prendi questi documenti, che sono i documenti d'acquisto, debitamente firmati, e insieme a questo atto di pubblica sottoscrizione mettili in un recipiente di terracotta. Questo perché si conservino a lungo, perché questo è ciò che ha detto Hashem, Dio delle schiere, Dio di Israele. In questa terra si tornerà nuovamente ad acquistare campi e vigneti. Dunque, dopo aver consegnato il documento d'acquisto a Baruch, figlio di Nerea, pregai Hashem, dice, oh Hashem, mio Dio, mio Signore, Elohim, Eterno, tu hai fatto i cieli e la terra, grazie alla tua grande forza, al tuo braccio disteso, e nulla ti è celato, come l'abbiamo visto più volte anche nel Tania, studiando in diversi psukim. Tu usi misericordia, a proposito di usare misericordia, come abbiamo visto nella Parashah, tu usi misericordia per migliaia di generazioni, con i discendenti di un uomo retto, dunque chi fa le mitzvot, dunque per nostri figli, nipoti, pronipoti, per generazioni e generazioni, ogni mitzvah che facciamo, chiedi conto delle colpe dei padri ai figli, questo solo in caso che i figli si comportano male, seguendone, non mi veniva, il cattivo comportamento, e continua nella sua preghiera e dice, oh Hashem, grande e forte, il cui nome è eterno, Dio delle schiere, tu sei grande nel programmare e forte nel realizzare. Gdola etzah v'rav ha'alilah. I tuoi occhi sono aperti a osservare tutte le azioni dell'essere umano, perché a ciascuno venga dato, in base alla sua condotta e secondo il risultato di ciò che conta. Tu hai operato segni miracolosi e prodigi in terra d'Egitto, che si ricordano ancora oggi in Israele e nel resto dell'umanità. Ti sei reso famoso come lo sei tuttora. Hai fatto uscire il tuo popolo dalla terra d'Egitto con segni, con prodigi, con mano forte, con braccio disteso, con grande manifestazione di miracoli. Hai dato loro questa terra che avevi giurato ai loro padri di dare loro, una terra che stila latte e miele. In Israele, di fatto, sì, vi sono entrati, ne hanno preso possesso, ma purtroppo non hanno dato ascolto alla tua voce, non hanno seguito la tua Torah, non hanno attuato nulla di tutto ciò che avevi comandato loro di fare, e perciò tu, Hashem, hai causato loro tutto questo male. Ecco, i terrapieni da assedio, i nemici sono venuti a espugnare la città a causa della guerra, della carestia e della pestilenza, la città è
come fosse già in mano ai suoi nemici caldei. Ciò che di negativo avevi annunciato si è avverato, ed ecco, lo puoi vedere. E tu, Hashem, mio Signore eterno, mi hai detto: acquista il campo con denaro e chiama dei testimoni, perdono. Malgrado ora la città venga consegnata in mano ai Caldei. Infatti la parola di Hashem fu rivelata a Ermia dicendo: ecco, io sono l'Eterno, Dio di ogni essere di carne. E conclude con una domanda retorica e pone, dice così: esiste qualcosa di ciò che deve accadere che mi sia celata e che non sappia affrontare? Disse Hashem. E così si conclude la bellissima Haftarah di questa settimana. Detto ciò, concludiamo la lezione con l'Agba Omer. Allora, proprio mentre pregavamo prima, no, il figlio, Pelim e Tuta, allora ho realizzato, ho detto, deve nascere, sta nascendo, perché era in pieno, no? Ho detto, nasce tra, infatti la data era ieri, di Rabbi Meir Bala Nes, ma Mon Amour voleva nascere tra Rabbi Meir Bala Nes e Rabbi Shimon Bar Yochai. E cioè, negli ultimi decenni, posso dire, ultimi 2 decenni più o meno, c'ho un legame molto particolare con Rabbi Meir Bala Nes e Rabbi Shimon Bar Yochai. Sono successi anche dei miracoli il giorno di Lag BaOmer. E dunque, molto interessante questa cosa. Infatti, anni fa ho visto un rabbino che era anche cabalista. Era un periodo un po', diciamo, dei periodi un po' ardui della mia vita, e volevo, insomma, delle brachot, fare cose particolari per po portare su di me più brachà. E al che mi aveva detto di accendere un lume per Rabbi Shimon Bar Yochai e Rabbi Meir Bala Nes ogni venerdì prima di accendere le candele di Shabbat. Guardate come tutto è Ashgaha Pratit pazzesca, Baruch Hashem. Dunque, concludiamo con l'Alba Omer. Dunque, parleremo dunque di Rabbi Akiva e Rabbi Shimon Bar Yochai. Allora, abbiamo una mitzvah importantissima riportata nel Chumash Vayikra, al capitolo 19, passo 18. Ama il tuo prossimo come se stesso. Nella trattato di Yevamot 62b, infatti, tra l'altro, mi sono messo un po' a studiare diverse Gemarot oggi preparando la lezione, molto interessante. Purtroppo non ho tempo di condividere con voi tutto, però una parte di me. Dunque, nella Bracha, nella Gemara di Yevamot, racconta appunto di questo episodio di cui tutti siamo a conoscenza, che Rabbi Akiva perse 24.000 alunni in questo lasso di tempo tra Pesach e l'Agba Omer. Tutto ciò perché? Perché non hanno rispettato adeguatamente l'un l'altro. Ecco perché anche fino all'Alba Omer, ancora qualche giorno, vigono tutte le leggi del lutto, dunque non... vedete gli uomini tutti, infatti ogni amici, no, che conosco da una vita, dico, vabbè, ti sta bene il look dell'Omer, cioè con la barba. Mi è venuto così, il look dell'Omer. E ecco, poi, che sapete che la barba, secondo Hassidut, è qualcosa di molto eccelso. Comunque, questo tra parentesi, e dicevo che appunto vivono tutte le norme del lutto, appunto in ricordo di questo tragico evento di queste 24.000 alunni che vennero a mancare. E la Gemara poi riporta diversi mefarshim molto interessanti di che morte esattamente sono morti. E, un attimo, ragazzi. Poi, sviluppa molto, diciamo, tanti punti, però guarda, ve ne dico uno. E la Gemara dice che sono morti di difteria, si dice in ebraico. Difteria, come si dice in italiano? Vabbè, avete capito. Difterite. Grazie, non mi veniva in italiano. Grazie. Allora, Dio non voglia, dunque, di questa terribile malattia,
dove la Gemara spiega che si perde la voce, e, tra l'altro, insomma, è molto. E vabbè, poi spiega anche lì il perché, vabbè, ma non ci inoltriamo tutto, anche se veramente è affascinante, molto interessante, perché, ok, tutte le spiegazioni, diciamo. E allora il Rebbe dice, sempre sull'ottica della Chassidut, dice: dobbiamo però capire un attimo cos'era questa mancanza di rispetto. Noi ben sappiamo che Rabbi Akiva, che poi anche morto per Kiddush Hashem, una morte atroce, ha sempre sottolineato l'importanza dell'amore verso il prossimo, e come appunto lo rivediamo nel Passuk di Vayikra 19-18, riportato nel Torah Kohanim, che era il suo mantra, diciamo proprio così, di Rabbi Akiva. Dunque, com'è possibile che proprio i suoi alunni sono, diciamo, caduti in questo grave peccato? E altra domanda molto interessante che pone il Rebbe, dice: ma questa mancanza di rispetto, cioè, che abbiamo, come è definita appunto nella Gemara, è così grave, cioè a tal punto che sono stati nidonu la mavet, cioè questo stato, sono stati, cioè c'è stata decretata la morte addirittura, e non di uno, non di due, parliamo di 24.000, cioè neanche, è impensabile. Non solo, tutti in questo lasso di tempo, cioè tra Pesach e Lag BaOmer. E dunque veramente bisogna cercare di capire, poi non tutti avranno peccato allo stesso livello, che proprio tutti insieme, cioè tutti fossero allo stesso livello del peccato, allora tutti insieme, stesso periodo, eccetera. Allora, per capire tutto ciò, andiamo ai nostri Chachamim Zichronam Livracha, che non, vediamo il termine esatto che usano, non hanno detto che gli alunni di Rabbi Akiva hanno peccato offendendo l'altro, cioè attuando dei veri e propri peccati di mancanza di rispetto e di amore per il prossimo, ma come è scritto testualmente, lo nahagu kavod zebase, dunque non hanno dato rispetto, onore l'un l'altro. Ma come abbiamo detto prima, se erano alunni di Rabbi Akiva, sicuramente la mitzvah di Avat Israel era una delle mitzvot base del loro servizio divino. Allora dice, il problema qual è? La difficoltà in questo caso, la loro difficoltà qual era? Era di onorare, rispettare, proprio perché ognuno era veramente, diciamo, corpo e anima, proprio come si direbbe, per il proprio maestro, per la Torah la Torah del proprio maestro. Nel senso che, come lo vediamo anche nel Talmud, trattato Berachot 28a, Sanedrin 38a, nel Midrash Tanhuma, nel Tanya, anche nella prefazione del Tanya. Cosa vediamo? Questo principio conosciuto dai nostri saggi che dice Ende Otehem Shavot, cioè ognuno ha una propria idea. Poi mi riporta qualcosa che è successo questa settimana, Miriam Simchasa, vabbè, che ovviamente ognuno aveva a cuore, come dicevamo prima, aveva a cuore quello che il proprio maestro Rabbi Akiva spiegava, però ognuno, avendo la propria, diciamo, ognuno il suo intelletto, il suo livello di percezione, capiva in un altro modo. E quando sentiva il suo compagno che spiegava in modo per lui errato, era sicuro dunque che era, dunque non di l'interpretazione non era quella corretta. E dunque si creavano queste discussioni dove però non c'era appunto rispetto dell'idea dell'altro, della percezione dell'altro. E
Dunque, come abbiamo detto prima, questo peccato non era grave al punto tale che dovevano essere giudicati a morte, come di fatto fu. Allora, qui c'è un altro fattore che entra in scena. Allora, quanti alunni abbiamo detto? 24.000. Secondo la Kabbalah, anche nel Talmud, trattato Yerushalmi, Sanedrin, primo capitolo, seconda Halakha, lo vediamo anche nel Priez Chaim, nel Shaaras della Sfirata Omer, e via dicendo. Dunque, cosa vediamo? Dove vi ho riportato che questo numero è molto, diciamo, importante, è un numero che risveglia il malocchio. E perché? Allora, loro erano molto numerosi, perché comunque 24.000, e 24 abbiamo detto legato alla midà del din, del giudizio, del rigore. Dunque, il malocchio ha risvegliato del numero 24, risvegliato questa midà del rigore nei giorni di rigore della Sfirata Omer, ed è questo che ha portato poi alla morte di questi talmidi. Dunque, se fossero stati integri nella loro unione, nel loro amore verso il prossimo, come avrebbe dovuto essere in quanto ebrei e tanto di più in quanto alunni di Rabbi Akiva, allora questo avrebbe, li avrebbe protetti, anche se erano di fatto 24, come ho detto, il numero 24 è legato al Midat Hadin. Ecco perché anche quando questa Midat Hadin, che ha avuto forza per realizzarsi grazie a questa loro mancanza, ecco perché li ha uccisi e li ha uccisi tutti in uno stesso lasso di tempo. Cosa ci rappresenta la Gaomer? La necessità di essere integri per quanto riguarda l'amore per il prossimo, nella Bat Israel, di rispettare ognuno le idee altrui. Quando sono idee, attenzione, poi quando, come dicevo prima Miria, quando invece sono parole della Torah di Hashem nero su bianco, e allora capiamo che quello non c'è molto da discutere. Dunque, questo si esprime anche nella storia della vita di Rabbi Shimon Bar Yochai, che appunto ho detto, ricorderemo anche Rabbi Shimon Bar Yochai, giustamente, che sappiamo che l'Arba Omer è legato a Rabbi Shimon Bar Yochai. E Graziella ci sta mostrando una foto con Rebbe. Sveglia, cioè, e ci mostri la foto, ma non chi è cosa? Non riconosco. Dovrei riconoscere le donne che sono corrette? Sono senz'altro riconoscere. No, così hai voluto mostrarci questa foto corretta. Grazie. Vai, Graziella, fantastico. Elia mi ha dato il giornale, un giornale di New York. Ah, ok, benissimo. Buona lettura dopo allora. E grazie per averci mostrato la foto bellissima del re. Allora, nel trattato di Shabbat del Talmud, trattato di Shabbat a 33D, la Gemara racconta che quando Rabbi Shimon Bar Yochai è uscito dalla grotta, la prima cosa che ha cercato di fare è come portare un tikkun nel mondo. E di fatto cosa ha fatto? È andato a purificare le strade di modo che i Kohanim potessero attraversare, perché certe strade, c'erano dei morti che sono stati seppelliti senza però lasciare segno. E dunque c'era questo problema che i Coanim usavano, cioè andavano in tutte le strade, ma a certe strade forse c'era appunto questa possibilità che Dio non volle, in quelle strade sono stati nei secoli precedenti o negli anni, decenni o secoli stati sepolti degli ebrei. Dunque cosa fece Rabbi Shimon Bar Yochai? Andò via per via e tramite la sua forza
che infatti la Kabbalah, lo Zohar, è nato da Rabbi Shimon Bar Yochai, dunque con le forze della Kabbalah, dunque sapeva riconoscere appunto i luoghi dove c'era impurità, visto che il morto, come parlavo l'altro giorno, è con Ruth Roxanna Shtiebria, che appunto l'impurità massima è quella di un corpo senza vita. Ecco perché dunque era molto importante per Rabbi Shimon Bar Yochai venire incontro ai Kohanim e svelare tutti i punti dove appunto potevano o non potevano passare. Dunque vediamo un esempio fra tanti, nel caso di Rabbi Shimon Bar Yochai, di questa completezza, se vogliamo definirla così, dell'amore per il prossimo, per aiutare il prossimo, e anche per evitarli di fare dei giri, no, nelle strade, ma poter camminare tranquillamente. E un altro trattato, quello di Berachot 9.1, che anche lì ho studiato, è molto interessante, e riporta il fatto che dai un Rabbi Shimon Nismoch alav bet adchak, beh, questo era poi nella Gemara, era interessantissimo, però era tutto un argomento e perché è detta questa frase. Comunque, in genere si può anche dire che ci si può fidare, diciamo, ciecamente, soprattutto in un momento di difficoltà, si può contare, per essere più precisi, su Rabbi Shimon. Dunque, appellarci ai suoi meriti, alla sua tzidkut, dunque, lui che sappiamo che ha svelato appunto la Kabbalah, dalla quale poi sono nate le Chassiduyot, di cui il Chassidut Chabad, di cui il Tanne, che studiamo fino ad oggi, Baruch Hashem, e questo è quello anche che porterà di fatto l'avvento messianico, quando si è posta la domanda quando è che Mashiach arriverà, quando le fonti del Sod, dunque del lato segreto della Torah, ossia Kabbalah, Chassidut, verranno svelati. Allora, Mashiach arriverà. Noi che studiamo Baruch Hashem tutti i giorni in Tania, Baruch Hashem, 6 giorni su 7, poi il settimo da sole, Baruch Hashem, e la Chassidut il giovedì sera, le Sichot, molto in sintesi, però un assaggio ce l'abbiamo. E dunque, Baruch Hashem, grazie a questo studio, avviciniamo l'avvento di Mashiach. Ricordo che dedico questa lezione in primis alla refuah shelema u'mushlemet di mia madre, la shlichah, la rabbanit Rachel bat Aziza, che Hashem mi porti bracha, hatzlacha, briut e tana bechol evareh v'gidea b'gufa v'nafsha men che nirazon, e a mio figlio Daniel, che 2 ore fa circa è diventato papà per la prima volta, di un bel maschietto, v'sha'a tova u'mutzlacha, mazalto, a tutti noi che possiamo condividere sempre e solo buone nuove, Battovani Revani Gla, gioie, felicità, soddisfazioni, Shabbat Shalom Mevorach. Mi raccomando, questo Shabbat, come gli altri Shabbat, non solo seguire la Parashah parola per parola, ma anche l'Haftarah che voi già conoscete, Baruch Hashem, che ci facciamo anche un po' di cultura dei Nevi'im, Rishonim, Acharonim, dei Ktuvim, ecco, che vengono riportati nell'Haftarah. Detto ciò, un abbraccio forte a tutte.